Maxi furto da mezzo milione al magazzino di prodotti cosmetici Beauty & Beauty di Pietrasanta. I ladri si sono calati dal tetto e hanno portato via decine di scatoloni. Scontro sulla Lodovica, ennesimo incidente alla curva di Piano della Rocca. Due feriti, fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. Villa Basilica, arriva il teleriscaldamento nel paese di Pariana, l'impianto realizzato dal comune grazie ai fondi europei. Lo sport, il calcio, Lucchese tutto cuoio, tutto poco o niente. I rossoneri cercano il quarto risultato utile consecutivo nella sfida ai neroverdi di Alvini, rivelazione stagionale in Lega Pro. Il basket, le mura per tutti, tutti per le mura, gara delicatissima domani pomeriggio al Palatagliate per le biancorosse di Coach e Diamanti, che ospitano il lanciatissimo Umbertide della ex Robbins. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura la cronaca con un furto che si è verificato a Pietrasanta. In un magazzino di prodotti cosmetici il valore della merce trafugata si aggirerebbe intorno al mezzo milione di euro. Sentiamo Roy Lepore. Colpo da 500.000 euro circa in un magazzino di Pietrasanta. Ignoti nella notte tra giovedì e venerdì sono entrati all'interno del magazzino Beauty Beauty in via della Saponeria e hanno portato via buona parte degli scatoloni contenenti profumi e cosmetici. Secondo gli inquirenti del commissariato di Forte dei Marmi, intervenuti sul posto anche con personale della scientifica oltre che lavorante, si tratta di un colpo studiato a tavolino da una banda di professionisti che hanno deciso di agire nel momento propizio, cioè a pochi giorni dalle festività natalizie. Non è da escludere che sia un colpo su commissione. La polizia sta visionando i filmati delle videocamere a circuito chiuso che si trovano anche nella zona, in particolar modo lungo la via di scorrimento, a caccia di elementi che possano aiutare le indagini sui responsabili di questo crimine. Si tratta peraltro del secondo furto clamoroso commesso a Pietrasanta dopo quello ai danni del centro commerciale Troni, dove ignoti si sono impossessati di computer, telefonini cellulari e altro materiale di elettronica. E adesso sempre per la cronaca una brutta storia di bullismo a sfondo razzista che è andata avanti per oltre due mesi ed è stata scoperta e denunciata dai carabinieri. Vittima un ragazzo di 16 anni di origine albanese che frequenta l'istituto alberghiero di Barga e che per raggiungere la scuola prende ogni giorno l'autobus in partenza dalla Piana di Lucca. Proprio sull'autobus sono avvenuti gli episodi di bullismo. Cinque ragazzi della Piana di età compresa tra i 15 ed i 16 anni di età lo hanno preso di mira fin dai primi giorni di scuola, insultandolo, spintonandolo e costringendolo a volte a fare tutto il viaggio in piedi, oltre un'ora di percorso, perché indegno di sedersi insieme agli italiani. Il sedicenne, per la vergogna, non ha raccontato niente in famiglia, fino a che però ha iniziato a accusare disturbi di tipo ansioso. Allora la storia è venuta fuori. Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, gli autisti non si erano mai accorti di niente e tutti i ragazzi che avevano tentato di difendere l'albanese erano stati intimiditi dalla baby gang. Alla fine ai cinque è stata imposta la misura cautelare della permanenza in casa, equiparabile agli arresti domiciliari. Potranno frequentare la scuola, ma spostandosi sotto la sorveglianza dei genitori. Adesso andiamo a vedere le immagini relative a un incidente che si è verificato sulla via Lodovica nella tarda mattinata di oggi in uno dei punti più pericolosi di questa strada, la curva di Piano della Rocca. Un nuovo incidente alla curva di Piano della Rocca a Borgo Ammozzano, uno dei punti più pericolosi della via Lodovica. Fortunatamente il 31enne che ha avuto la peggio non sarebbe comunque in gravi condizioni. Lo scontro si è verificato nella tarda mattinata, quando il 31enne della Valle del Serchio, alla guida di un porterpiaggio, si stava dirigendo in direzione Garfagnana. Arrivato alla curva di Piano della Rocca, ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'asfalto viscido, invadendo la corsia opposta e scontrandosi contro un'auto che viaggiava in direzione Lucca. Fortunatamente l'urto non è stato completamente frontale, il che ha salvato il giovane da gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i carabinieri, la municipale di Borgo Ammozzano ed i vigili del fuoco, chiamati per liberare il giovane dall'abitacolo.
Sulla Lodovica si sono inevitabilmente create delle lunghe code. Entrambi i conducenti sono stati portati al San Luca. A riportare le conseguenze più gravi dello scontro è stato il 31enne, le cui condizioni però non sarebbero preoccupanti. Il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, si è impegnato a non introdurre neppure per il 2015 la tassa di soggiorno. L'annuncio è stato dato nel corso dell'assemblea dell'Associazione Albergatori di Lido di Camaiore, ovviamente dallo stesso sindaco di Camaiore. E sempre Del Dotto ha siglato un accordo per l'adozione del Parco della Peschiera da parte della catena di supermercati Esselunga. Il progetto prevede la custodia e la chiusura del parco tramite cancelli con orario dalle 9 alle 17 per il periodo invernale e dalle 8 alle 21 per quello estivo. Esselunga ha anche annunciato l'installazione di un sistema di videosorveglianza e la sostituzione dell'attuale recinzione. Ci spostiamo di nuovo in Lucchesia per parlare di un impianto di teleriscaldamento che sta per entrare in funzione nel comune di Villa Basilica. Entrerà in funzione all'inizio del prossimo anno l'impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse a servizio del paese di Pariana, nel comune di Villa Basilica. L'opera è stata presentata dal sindaco Giordano Ballini nel corso di un convegno dal titolo La nuova energia del bosco, al quale sono intervenuti esperti e rappresentanti della regione. Duplice l'obiettivo del progetto: da una parte dare lavoro alle aziende forestali organizzate in consorzio, chiamate a fornire la materia prima, il legno. Dall'altra agevolare le circa 100 utenze del paese, che con il nuovo impianto risparmieranno sul riscaldamento il 30% di quanto spendevano prima con il gasolio o il GPL. Un investimento non da poco per un comune piccolo come quello di Villa Basilica, che è stato possibile realizzare in particolare grazie a fondi europei. È un investimento importante, stiamo parlando di un investimento di circa 800.000 euro, se poi consideriamo anche la persona di stoccaggio delle biomasse appunto forestali, andiamo intorno a 1 milione di euro di investimento. Sono in gran parte fondi europei che transano, diciamo, attraverso la regione e poi il GAL. Ecco, abbiamo colto questa opportunità in un momento di crisi come questo, insomma. E oltre ai risparmi economici ci sarà anche un vantaggio ambientale. Circa 580 tonnellate di mancata emissione di anidride carbonica ogni anno, considerata la razionalizzazione delle attuali caldaie a legna, la sostituzione di quelle a GPL o gasolio e il minore impatto dei trasporti per la fornitura dei combustibili alle singole utenze. L'Istituto Alberghiero di Barga avrà un nuovo laboratorio di cucina e 7 nuove aule. L'annuncio è stato dato dal presidente della provincia Stefano Baccelli e dall'assessore provinciale alla pubblica istruzione Mario Regoli. I lavori partiranno a inizio 2015. E adesso andiamo a Porcari perché a due aziende del territorio comunale di Porcari è stato assegnato un premio nazionale. Sentiamo il perché in questo servizio. Sono lucchesi le due aziende più efficienti in Italia nel recupero di lampade e neon. Si tratta di 3F Ecologia e di RM, entrambe della famiglia Fornaciari di Porcari, specializzate nella raccolta e nel trattamento di rottami metallici e imballaggi e nelle bonifiche ambientali. Il riconoscimento come migliore checkpoint di raccolta di lampade è stato assegnato da Ecolamp, il consorzio nazionale obbligatorio del recupero delle fonti luminose, nell'ambito della fiera internazionale Ecomondo sul recupero di materia ed energia. Ci ha premiato per la rapidità del servizio, quindi noi andiamo a ritirare presso le piazzole i contenitori delle lampade esauste, poi per le certificazioni ambientali che abbiamo preso con la 3F Ecologia e inoltre anche per la correttezza della gestione della documentazione inerente al trasporto e allo stoccaggio dei rifiuti. L'attività dell'azienda di Porcari permette il recupero di lampade e neon senza inquinare l'ambiente e riciclando vetro, ferro, plastica e gas. A conferma della propria efficienza, pochi giorni fa la RM ha vinto l'appalto indetto dal consorzio Ecodom per l'intera provincia di Lucca per il recupero dei grandi elettrodomestici come lavatrici o lavastoviglie, che poi vengono trattati per recuperare le singole componenti come il motore, le parti ferrose e la plastica.
tutti gli elettrodomestici verranno qui e verranno trattati secondo le normative vigenti, e quindi verranno smontati, ogni singolo pezzo verrà recuperato, sia la parte del vetro che del ferro, piuttosto che anche plastiche e tutto il resto. È stata rievocata nella tenuta del Ciocco a Castelvecchio Pascoli la battaglia che si consumò tra le truppe brasiliane e i soldati tedeschi sulle montagne in località Lame nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La tenuta del Ciocco nella mattinata di lunedì 8 dicembre è stata palcoscenico di una singolare rievocazione. Nei boschi di Lama, sopra il Ciocco, infatti sono state ricreate alcune scene della battaglia che i brasiliani della FEB ingaggiarono con i soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'eccezionalità delle riprese è stata proprio quella di aver ricreato le scene nel luogo in cui avvennero quei terribili fatti. Nelle carte americane è scritto Lama Ridge, è una località sopra Sommo Colonia, sui 1000 metri, è una pagina dell'Appennino, dove sono state svolte le battaglie più importanti della linea gotica dall'ottobre del 44 fino al 5 aprile del 45. In particolare la casa di Lama che noi vediamo qui sotto è la casa dove venne effettuata la più importante azione della battaglia con i brasiliani della FEB del 30-31 ottobre del 44. Durante la mattinata sono state ricreate anche alcune scene della battaglia di Sommo Colonia grazie ai figuranti della linea gotica della Lucchesia. Tutto il materiale realizzato da Nazareno Giusti e Cesare Baldassarri confluirà in un documentario intitolato La Battaglia di Natale, con voce narrante di Abramo Rossi, che verrà proiettato in varie occasioni anche all'interno della nostra trasmissione Colori del Cerchio, proprio nel periodo tra Natale e Capodanno. Domani pomeriggio alle 18 in San Francesco l'attesa performance della cantante americana Patti Smith, che sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Per chi volesse assistere dal vivo alla performance, domattina c'è la distribuzione dei biglietti gratuiti a partire dalle ore 11 presso la Cappella Guinigi, dietro la chiesa di San Francesco. La distribuzione dei biglietti continuerà fino ad esaurimento posti. E adesso, come ogni sabato, la rubrica Parla il Vescovo. Questa domanda che oggi alla luce della parola di Dio vi pongo, chi sei? Chi sei? Riferita al nostro prossimo, è una domanda importante, ce la poniamo proprio dal Vangelo in questa terza domenica d'Avvento che ci prepara al Natale e con voi accendo la terza candela, terzo cero della corona d'Avvento per dirci che ormai la prossima domenica, la quarta, poi celebriamo il Natale. Chi sei? Vedete, è la domanda che nella vita quotidiana poniamo. Uno ci suona alla porta, chi sei? Chi è? Oppure rispondiamo al telefono, pronto? Chi sei? Anche quando, capita a me, che io incontro le persone, magari mi salutano e lì per lì non li riconosco. Scusa, ma chi sei? Poi ambiento un po' e li incontro. Questa domanda, chi sei? Guardate, nelle relazioni quotidiane poi non è che ce la poniamo tutte le volte, però viene dall'incontrarci la verità, chi è l'altro per me, chi sono io per quella persona. E mi ha colpito che parlando con il direttore di un carcere, sapete, mi raccontava, comprensibile in quell'ambiente molto delicato, molto difficile, dove le relazioni sono dure, insomma difficili, lui mi diceva, vede, per il carcerato è chiaro che la guardia è il suo nemico, e è chiaro che per la guardia, che deve un po' a volte difendersi, anche il carcerato è tenuto un po', seppure vanno bene le cose, sono molto bravi nei nostri carceri, però un attimino, non dico che il carcerato sia il nemico, ma insomma è una persona un attimino. Ma questo esempio, poi parlando sempre con questo un amico direttore di un carcere, diceva, ma guardi che nella società è uguale, cioè gli chiedevo che significa questo, ma guardi che ad esempio il datore di lavoro è un nemico, viene considerato così, parola grossa, insomma qualcuno che ti è un po' ostile, ma pensiamo il vicino può diventare un nemico,
ma addirittura l'insegnante per lo studente, insomma, no, porti la parola grossa al nemico, ma insomma la persona che, ma anche tra marito e moglie si arriva, può arrivare a questi livelli. Allora, chi sei tu? Questa domanda è importantissima. Tu non sei il mio nemico, tu sei il mio prossimo. Questo è quello che il Vangelo di questa domenica difatti ci annuncia, e io ho chiesto che nelle case, negli ambienti di vicinato di casa, si legga insieme la parola di Dio, centri di ascolto della parola di Dio, perché proprio alla luce, trovandoci insieme, si impari questa relazione di prossimità, perché davvero non sei il mio nemico tuo prossimo, sei il mio amico, sei la persona che mi aiuta a vivere la vita, il mio custode, ciascuno è così l'uno per l'altro. Impariamolo dal Vangelo. Prima di chiudere la prima parte, un'ultima notizia da Viareggio. Oggi era in programma la decorazione dell'albero di Natale in piazza Mazzini. L'evento non si è tenuto a causa delle avverse condizioni meteo ed è stato rinviato a data da definirsi. È tutto quindi per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.